Ciao a tutti! Nuova video ricetta della domenica, stavolta un dolce molto particolare perché è una torta alla zucca. Ebbene sì, avete capito bene, proprio alla zucca. Vi dico però che appunto la zucca non si sente all'interno del dolce, però gli conferisce un sapore molto delicato, a me piace tantissimo, dovete provarla. Allora, inizio andando a lessare la zucca. Io utilizzo questa qui perché è quella lì meno acquosa, più dolce, non so come si chiama nello specifico, comunque la taglio a cubetti e la metto a lessare. Così nel frattempo quella lì cuoce, io vado a prepararmi l'impasto. Allora, farina, io utilizzo la tipo 2, ovviamente se voi utilizzate farine proprio quelle più specifiche per i dolci, quelle un po' più raffinate, tipo la 00, il dolce lieviterà ancora di più, però chi se ne frega, perché queste qui tipo più integrali andrebbero setacciate più volte per fargli prendere aria, va bene. Viene lo stesso, pecora di patate per rendere il dolce morbido, un cucchiaino di bicarbonato, questo qui mi sostituisce il lievito, pizzico di sale importantissimo, nei dolci ci va sempre. Zucchero di canna integrale, stavolta ho utilizzato il Dulcita, che mi sembra che sia tritato già più fine rispetto a quello lì che utilizzo io solitamente, che è il Mascobado, però sto ancora cercando di capire quale dei due mi piaccia di più. Quindi, però ho utilizzato questo zucchero qui. Latte vegetale, allora ovviamente potete utilizzare quello che preferite, però se posso darvi un consiglio, utilizzate quello di soia. Con tutti quanti i dolci che ho fatto nel corso del tempo mi sono resa conto che quello di soia è il migliore per i dolci. Un cucchiaino scarso di di aceto di miele, che serve per attivare la lievitazione insieme al bicarbonato. Aroma di vaniglia, perché secondo me si sposa molto bene con la zucca, che qui a questo punto è pronta e vado quindi a rendere poltiglia con una forchetta, tanto è lessa, è morbida, e l'aggiungo ai liquidi. Ho tritato il tutto, ho mixato il tutto appunto con la frusta elettrica e poi ho deciso di aggiungere un po' di olio di semi di girasole. Così a caso ho mixato un altro po' e poi sono andata ad unire i due composti, prima con la paletta in legno e poi di nuovo con la frusta elettrica. A questo punto prendo lo stampo che ho deciso di utilizzare, lo ricopro con la carta forno, verso quindi all'interno il contenuto e in forno, forno preriscaldato a 180 gradi, il tutto per 40 minuti. Io l'ho fatto cuocere anche qualche minutino in più, poteva stare un pochino in meno. Quindi per andare a coprire il fatto che l'abbia fatto cuocere qualche minuto in più, ho cosparso il tutto con lo zucchero a velo. Un ottimo metodo questo qui. Comunque devo dirvi che è un dolce veramente molto buono. Ecco, l'unica cosa, se posso consigliarvi, utilizzate il latte di soia per i dolci, vengono buonissimi. E niente, con questo è tutto. Io spero tanto che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!